E allora un momento, chiarimento totale di questo. Questa montagna di soldi, che sono circa 44 milioni di euro, che appartengono a una montagna enorme di rifiuti, chi l'ha prodotta? Perché vorrei la chiarezza, perché sono molto seccato su questo, perché vado io in piazza, perché quella cartella brucia anche a me. Ma chi ha prodotto? Cioè non scambiamo le persone o le amministrazioni, eh? Allora noi non ci sentiamo assolutamente colpevoli di questo, perché i rifiuti come sono stati trattati? Allora c'è stato un interesse anche ad avere sempre più rifiuti per avere costi enormi, portarli a 100 chilometri, inquinare. Noi non ci siamo stati mai per DNA culturale. E allora mi dice, ma in 6 mesi che cosa avete fatto? Ecco, noi in 6 mesi abbiamo già, ecco questo è il passaggio epocale, noi già nella Gazzetta Ufficiale Europea c'è il bando, cioè ci hanno dato circa 15-20 milioni di euro. Cioè ci hanno dato che cosa? Quello che abbiamo chiesto con forza ogni giorno alla Regione e l'abbiamo ottenuto, gli impianti di biostabilizzazione a Pace. Questi ridurranno, non ci saranno più, non ci sarà più percolato, siamo chiari su questo, non ci sarà percolato, si ridurranno i consumi, non si andrà a buttare in discarica lontano che costa già 13 milioni e fra poco otterremo, ecco, il porta a porta che sarà veramente un altro momento importante per ridurre veramente i rifiuti. Arriveremo ad avere non quella montagna voluta, perché scusate, ma per 50 anni perché non hanno fatto mai un piano 50 anni, no? In 6 mesi. Ma un momento, perché la TARES? La TARES è stata voluta dallo Stato. E era nel piano di riequilibrio a febbraio scorso e senza la TARES 10 milioni di buco mandava in default questa amministrazione, che vuol dire la città. Se andavamo in default, cari signori, poi il nonno, il disabile, che non avrà poi più supporti, cioè poi saremo rovinati, arrivano qua dei commissari, si vendono il patrimonio, lo sapete che è così. E allora ai concittadini voglio dire quello che è la strada di questa amministrazione. Guardate, non voglio sottrarmi a niente, però la verità, noi stiamo facendo una strada che porterà a pagare meno, ma abbiamo bisogno del tempo di fare gli impianti.